Sapevi che il calancio è un'ampia varietà di proprietà medicinali? In questo video di Ecologia Verde spieghiamo cosa sono e come puoi trarne vantaggio. Iniziamo! Proprietà calancioe. Prima di iniziare a parlare delle proprietà del calancioe, vi diremo a cosa sono dovute le sue proprietà. Queste piante sintetizzano composti chimici con un'interessante attività biologica che possono essere usate per trattare problemi di salute. Questi composti chimici sono i flavonoidi e i bufadienolidi. I flavonoidi sono pigmenti vegetali che hanno un'azione antinfiammatoria nel nostro organismo e un elevato potere antiossidante, mentre i bufadienolidi sono steroidi e sono presumibilmente responsabili degli effetti favorevoli contro il cancro. Di conseguenza, tra le proprietà delle calancioe troviamo antitumorale, antistaminico, antinfiammatorio e immunomodulatore. A cosa serve il calancioe? Per cominciare, ci aiuta a curare infiammazioni, infezioni e ustioni. Previene anche malattie reumatiche e le ulcere. Inoltre ci aiuta a ridurre l'invecchiamento precoce del corpo e a combattere il parassita della leishmaniosi, una malattia che si manifesta a livello cutaneo o sistemico e può addirittura causare la morte. D'altra parte è diffusa la convinzione che abbia proprietà curative per il cancro e questo in realtà è un mito. Da un lato, gli effetti antitumorali sono stati dimostrati solo sui tessuti viventi nelle piastre di Petri, ma non garantisce che funzioni sugli esseri viventi. Solo 3 di tutte le specie sono state testate sui topi e non hanno avuto risultati positivi. Infine, l'effetto antitumorale non si otterrebbe attraverso il consumo delle foglie, ma le sostanze attive devono essere isolate e raffinate, oltre a molti processi farmacologici per aumentarne le prestazioni. Prima di continuare, ti mettiamo alla prova. Con quale altro nome è conosciuto il calancioe? Madre di migliaia, cattiva madre, spina dorsale del diavolo. Tutto quanto detto sopra è corretto. Pensaci bene perché alla fine del video potrai verificare se avevi ragione. E se ti piace Ecologia Verde, ricorda che con un super grazie puoi aiutarci a continuare a creare contenuti come questo. Come prendere il calancioe? La pianta di calancioe può essere consumata in vari modi, la stragrande maggioranza dei quali in modo commestibili. Alcuni dei modi in cui possiamo assumere questa pianta sono insalate, succhi e infusi, anche se possiamo usarla esternamente, formando una specie di crema con il succo delle foglie mescolato con vasellina da applicare sulla pelle. Ma qual è la dose consigliata? Se si tratta di una specie di calancioe le cui proprietà medicinali sono state scientificamente provate, la dose raccomandata per persona non deve superare i 30 grammi di foglie verdi al giorno. In caso di infusi, se ne consigliano 3 al giorno prima di ogni pasto ed è assolutamente sconsigliato consumare la pianta intera. È sempre consigliabile consultare il medico per la dose appropriata per ogni caso e persona. Effetti collaterali e controindicazioni. Il suo consumo eccessivo potrebbe avere delle conseguenze per la salute. Vediamo quali sono questi effetti collaterali. Nel sistema cardiovascolare potrebbe aumentare la frequenza cardiaca e causare tachicardia. Nel sistema endocrino, il suo consumo a lungo termine potrebbe causare ipotiroidismo. Nel sistema immunitario potrebbe portare a un'immunosoppressione generalizzata, inibendo la produzione di linfociti. D'altra parte, può essere tossico se ne consumi troppo, oltre a provocare reazioni allergiche dovute alla presenza di metaboliti come mucillagini e gengive. Altri effetti secondari derivati dal suo consumo in quantità elevate sono la depressione, il gonfiore, rigurgito, paralisi della lingua ed eccessiva salivazione. Per quanto riguarda le sue controindicazioni, le donne in gravidanza, gli anziani, le persone che soffrono di ipertensione o bambini non dovrebbero mai consumare questa pianta. E tornando alla domanda che ti abbiamo fatto prima, ci hai pensato? La risposta corretta è D. La pianta di calancioe è anche conosciuta con tutti questi nomi. Dici, stai pensando di assumere del calancioe? Alla prossima volta, ecologisti!